Presidente Maroni, i giorni scorsi aveva parlato di una Lega forte e ben organizzata. Il primo commento dopo il risultato di ieri ha detto una Lega vivissima. Come si è raggiunto questo risultato? Sono molto soddisfatto, si è raggiunto con l'impegno grandioso del nostro segretario Matteo Salvini, con l'impegno dei tanti militanti e con tante buone idee, le proposte, i programmi, i progetti, i referendum, no euro, sono cose che hanno pagato. Ancora di più in una situazione che vede il calo dei votanti, che di solito penalizza i partiti di centrodestra, noi invece abbiamo aumentato del 50% i consensi, un risultato straordinario che si deve a tutti questi fattori, ma principalmente alla guida di Matteo Salvini. Una campagna molto generosa, non si è risparmiato e ha rinvigorito la base, e quindi grande soddisfazione. Base rinvigorito anche in regioni difficili come per esempio Liguria e l'Emilia Romagna, ma c'è stato un successo in Lombardia e anche in Veneto. Questo cosa significherà in futuro? Abbiamo aumentato i consensi in Lombardia, in Veneto e anche in Piemonte, non siamo andati male nonostante tutto quello che è successo, e poi in tutte le regioni. Vuol dire che gli elettori di centrodestra vedono nella Lega un punto di riferimento. Il calo di Forza Italia è evidente e noi ci candidiamo come i costruttori del centrodestra nuovo. L'ha detto Matteo Salvini, condivido questa sua posizione e abbiamo tutti i numeri e le capacità per farlo. Come si può ricostruire questo centrodestra nuovo? Secondo lei che componenti dovrebbero avere? L'esperienza dell'NCD al governo dimostra che porta acqua al PD. E quindi dobbiamo parlare delle cose nostre, del centrodestra e non quelle del PD, non dobbiamo secondare il PD, sennò si fa la fine del nuovo centrodestra, appunto. E i temi sono quelli che noi trattiamo, la lotta, il contrasto all'immigrazione clandestina, la battaglia per un'Europa delle regioni e dei popoli e poi il territorio, avere le radici ben salde qua. Questo è il centrodestra nuovo del nord. Sono le cose che io avevo già lanciato nel 2012 al congresso federale della Lega parlando di CSU, modello CSU. Adesso ci sono le condizioni perché quel grande progetto e quel grande sogno si realizzi. Quindi questo risultato dell'NCD che ha appena sfiorato la soglia del 4% potrebbe in qualche modo mettere in difficoltà il governo Renzi oppure no? Io penso di sì, perché o lo mette in difficoltà o sarà Renzi stesso a farlo cadere per andare al voto anticipato. In ogni caso, quello che succede a Roma guardiamo con grande attenzione, è stata una scossa molto forte, ma sotto le macerie sono finiti in tanti, ma non la Lega. Noi siamo vivi, anzi vivissimi, siamo determinati, siamo tonici, abbiamo fatto un ricambio generazionale e abbiamo un leader che è un punto di riferimento. È stato il più votato in Italia. Detto questo, vuol dire che nel centrodestra si è accesa una stella, Matteo Salvini, che è il nuovo leader del centrodestra. In un futuro soggetto di centrodestra si possono recuperare anche voti dei grillini? Assolutamente sì, perché la differenza è che noi abbiamo idee, progetti, proposte concrete, possiamo e siamo capaci di risolvere i problemi. Loro sono per l'urlo e per l'insulto e per il contro, l'anti. E questo ti votano una volta, due, però poi basta. Faccio le ultime due domande. Lei ha detto, insomma, non sono ancora iniziati gli spogli per le amministrative, però ha detto che sono importanti anche questo, anche come governatore, cioè è importante il successo dei comuni. Perché? Perché la battaglia contro il patto di stupidità, la battaglia per il referendum, per la regione a statuto speciale, passa anche e soprattutto forse attraverso l'alleanza tra la regione e i comuni e i sindaci. Quindi per me è altrettanto importante che le elezioni europee. Abbiamo segnato un successo le europee e spero che si riesca a replicare anche per le amministrative, ma tra poche ore lo sapremo. Questa Europa non funziona, il risultato a livello europeo e anche tenendo conto di come si andrà a disegnare il futuro Europarlamento potrà cambiare qualcosa? Sì, ci aspettiamo tutti di sì, ci auguriamo tutti di sì, perché queste elezioni hanno dato uno scossone all'Europa. È ora di cambiare, il segnale è molto chiaro e molto forte.
e cioè contro la politica monetaria della BCE e contro un sistema europeo che accentra tutto e non consente il governo l'interlocuzione vera con le regioni. Io voglio che la Lombardia diventi un interlocutore dell'Europa e quindi l'Europa delle regioni esce come modello rafforzato, come una prospettiva rafforzata da queste elezioni.